Fini non vuole adesso andare alle urne, è ovvio che non vuole andare alle urne. Se va alle urne, cioè il suo potere di ricatto viene meno, nel senso che non è più presidente della Camera, questo è certo, a meno che non vinca la sinistra. Non avrebbe più molti parlamentari e quindi, voglio dire, il problema di Fini si risolverebbe. Quindi è evidente che Fini in questo momento non ha nessun interesse ad andare a votare. Ha interesse a buttare giù Berlusconi, perché se Berlusconi rimane in piedi a scadenza poi gli presenta il conto. Se Berlusconi invece viene abbattuto ora e non si va a votare. Ma non si va a votare perché? Perché c'è una maggioranza alternativa, si fa quello che, detto con una parola molto bella, molto elegante, sembra anche seria, si dice, si fa il governo tecnico, che poi è il governo delle truffe di solito, no? Cioè si buttano via i voleri degli elettori e qualcun altro decide come fare i governi, ecco, si fa un governo tecnico e così fanno tutto quello che possono fare. Che cosa vogliono fare? Cambiare la legge elettorale. Cioè, ieri è girata voce che Berlusconi volesse Sì, dimettersi, che andava poi dal capo a dello Stato. frenare tutto questo è stato il fatto che Napolitano è partito per Stromboli, forse è stata anche una partenza voluta per evitare che Berlusconi salisse al colle, ma Insomma, insomma diciamo che se l'avessi chiamato sarebbe questo tornato girava. indietro, Questo, ma io non lo so in questo momento. Mi sembra che i giochi siano tanti, insomma, e che tutti vogliano metterci mano, anche qualcuno che sta sui colli più alti. Io conosco Fini da più tempo di quanto non conosca Berlusconi. Ho conosciuto prima Fini quando ero direttore del Tempo e quindi a Roma frequentavo l'ambiente di Alleanza Nazionale, Tattarella, lo stesso Fini, Bocchino, che conosco molto bene. Tu hai fatto il direttore del tempo da? Io ho fatto direttore del Tempo nel 1996, 1996-1997, quindi erano gli anni subito dopo l'alleanza tra Berlusconi Quando vince e Prodi? Movimento Sociale, poi diventato Alleanza Nazionale, quando vince Prodi io arrivo a Roma e quindi vedo questa. Era già finita quell'alleanza, tra Berlusconi e Fini era già finita all'epoca. Fini non ha mai sopportato Berlusconi, lo reputava un incidente della politica, non ha mai pensato che Berlusconi avesse il talento di tenere insieme una storia politica come quella della destra italiana. Pensava che sì, questo signore si era improvvisato politico, si era presentato, ma insomma prima o poi sarebbe. Tutti lo pensavano, perché sconfitto da Prodi, dopo la rottura con la Lega che si era messa di Il periodo del traverso, governo Dini. esatto, sconfitto da Prodi. A quell'epoca che cosa era successo? Era successo che tutti pensavano che Berlusconi non avrebbe retto 5 anni all'opposizione e quindi si sarebbe rotto Rotto le le scatole. scatole e se non si fosse rotto le scatole gliele avrebbero rotte le procure. Tanto è vero che io ricordo una cena dove c'erano diversi parlamentari, anche forzisti, anche alleati di Berlusconi, ma anche gente invece di Alleanza Nazionale, i quali dicevano che bisognava fare l'accordo con D'Alema in fretta, perché sennò la sinistra avrebbe spazzato via tutti, Berlusconi sarebbe finito in galera, e comunque avrebbero. Quindi bisognava fare la famosa bicamerale e così via. Berlusconi invece quella volta, sì, è vero che trattò con D'Alema, arrivò quasi al punto di chiudere, su suggerimento di Ferrara, su suggerimento di tanti, poi alla fine non si fidò di D'Alema. Non si fidò e mandò all'aria tutto. Fu la sua grande scelta perché mise in difficoltà D'Alema. D'Alema già si pensava padre della patria, già si pensava al Quirinale perché diceva sono il grande riformatore. Ho fatto finalmente le riforme che nessuno è mai riuscito a fare. Ho fatto la bicamerale e quindi aveva questo giocattolo, Berlusconi gliel'ha rotto. Gliel'ha rotto e allora D'Alema, che insomma non c'era rimasto tanto bene, ha rotto il giocattolo a Prodi e quindi ha mandato a casa Prodi. E da lì è nata tutta la disgrazia della sinistra italiana, perché poi sono cominciate le faide, dopodiché è caduto D'Alema, è arrivato D'Amato e così via. Una storia di rotture di Una storia giocattoli. di rotture, Di ma giocattoli. sotto covava, nel centrodestra, questa situazione, no? Cioè Berlusconi pensava da un lato che Fini non fosse un genio, perché all'epoca quando c'era la possibilità di fare il governo Maccanico, ve lo ricorderete, quando cadde Berlusconi,
entrò in gioco Maccanico, grande commis dello Stato, grande, no? Grande mediatore, Mediobanca e così via, era stato al fianco anche per un certo periodo di Pertini, insomma, tutto, e quindi Berlusconi era favorevole ad affidare questa cosa. Si mise invece di traverso, se ti ricordi, proprio si mise di traverso i Fini, che disse di no, che non l'avrebbe fatto, poi, e poi spuntò invece Dini. Mi ha detto personalmente, mi sono molto pentito di quella, esatto, di quella scelta. Ma per questa faccenda Berlusconi pensava che Fini non fosse un genio, e ricambiato per la verità da Fini, il quale pensava che Berlusconi dovesse andare a casa, insomma, che non fosse un politico, ma fosse semplicemente un imprenditore teatrale o televisivo. E qui un impresario, come lo chiamava. Dopodiché questo è stato il clima a cui si è arrivati fino al 99, quando Fini che cosa fa? Comincia a pensare che, insomma, Berlusconi ha fatto il suo tempo, si deve preparare per le elezioni del 2001, lui è l'uomo della nuova destra, anche all'epoca commette l'errore di fidarsi della sinistra, quale ovviamente bandisce Fini, no? Cioè gli fa credere che è più presentabile di Berlusconi, e quindi lancia, nessuno forse se lo ricorda, ma a Verona fecero una specie di assemblea dove lanciarono la coccinella, cioè dovevano trasformarsi, cioè dalla fiamma si doveva passare alla coccinella. È durata credo qualche mese la storia della coccinella, poi è finita nel dimenticatoio, ma era l'operazione per spostarsi al centro e occupare lo spazio di Forza Italia. Quando poi ci furono le elezioni, quelle europee, Fini si alleò con Segni. Anche lì l'obiettivo qual era? Metto insieme la Democrazia Cristiana più presentabile, cioè la di Mario Segni, insieme alla mia storia, e facciamo il nuovo centrodestra. Fuori Berlusconi, io guadagno i voti, gli porto via i voti e così. Fu un disastro l'Elefantino, dalle coccinelle si era passati all'Elefantino, l'Elefantino finì anche quello miseramente, e è ovvio che tra i due a questo punto sono cominciate le diffidenze. Ma quindi se questa è la storia, tutto sommato 14 anni di convivenza è stato straordinario, cioè, un miracolo. Sembra un matrimonio di quelli solidi, insomma. In realtà da molto tempo proprio non si sopportavano neppure più, quasi non si parlavano. Io ricordo quando fui testimone, quando una sera a cena a Roma, una di queste case, belle case romane, quindi avevano invitato una serie di esponenti politici, tra i quali c'era Gianfranco Fini, e si era alla vigilia delle elezioni regionali. Storace era il candidato uscente, era già stato governatore, aveva contro Marrazzo, ovviamente non era un candidato da sottovalutare, anche per tanti altri motivi, ma l'abbiamo scoperto dopo. Era uscita da era andato, insomma, il nonno era da condannare, non era stato più, si era rimangiato la famosa frase più grande statista del secolo, e diceva che invece era uno. E allora Mussolini aveva litigato, se n'era andata, e si minacciava di presentarsi come candidata alla regione. Ovviamente i voti li avrebbe sottratti a Storace, era matematico che Storace avrebbe perso in questo modo. Berlusconi cercò un recupero della Mussolini, e a un certo punto fece anche delle dichiarazioni dicendo che, insomma, si stava raggiungendo l'accordo con la Mussolini. Io vidi quella sera Fini e gli dissi: ma allora è fatta con la Mussolini? Lui in maniera sprezzante, mi ricordo che molto seccato, visibilmente innervosito, mi rispose: Silvio ha perso un'altra occasione per tacere, io non farò mai l'accordo con la Mussolini. E il risultato fu che persero le elezioni. Nel Lazio regalarono il Lazio, appunto, la regalarono la regione a Marrazzo, perché la Mussolini rimase in campo, portò via i voti a Storace, il quale anche lì poi la giurò a Gianfranco Fini. Ma per puntiglio Fini non volle riaccettare. Il livello tra loro era ormai di totale tensione, non si sopportavano. Quando all'inizio del 2006, alla fine della legislatura, Berlusconi fece quella campagna elettorale forte, cercando la rimonta, così,
Ma nessuno ci credeva, e Fini in particolare. Anche lì io mi ricordo una colazione con Fini dove Fini mi disse ma no, ma non ce la faremo mai. Ma certo che passavi il tuo tempo a Roma per la colazione con Fini. No, vi racconto di più. Sono anche andato su una Spider rossa con Fini una volta. Mi è capitato anche, perché lui è amante delle macchine d'epoca e ha questa bella... Non è che era quella di Bozzano di tanti anni. No, non era quella di Bozzano. Cioè. Allora passava le vacanze ad Anzio e quindi era abitudine, per quello vi dico che conosco abbastanza bene Gianfranco Fini e so come pensa e come ragiona. E d'estate di solito, verso la fine di agosto, mi invitava a una colazione e andavo lì ad Anzio, mangiavamo un boccone in un ristorante lì del porto. E raccontava un po' quella che secondo lui è la sua visione delle cose che sarebbero accadute successivamente. Appunto lì mi ricordo una volta aveva questa macchina e mi fece anche provare questa macchina, che era un MG di quelle degli anni degli fine anni 50 inizio anni 60, me la fece guidare. Io non sono molto abile, sapete che bisognava fare la famosa doppietta. No, così. Non sono stato abile, ormai ho grattato, credo che da lì sia cominciato il suo odio per me. Okay. Quando ho grattato ho capito che il mio... Infatti non mi ha più invitato lì a Danzo, Gli ho rovinato la macchina rossa. Beh, certo che, come vedete, i motivi di contrasto sono molto politici. Sono molto politici. Ma in realtà, guardate, già nel 2006 era evidente che tutti pensavano, anzi scommettevano. Casini è un altro che io conosco bene, che mi disse, anche quello lo conosco da prima di conoscere Berlusconi. Dicevo, anche con lui sei andato a cena. No, con lui non sono andato a cena tante volte, però andavo a volte a colazione lì a Montecitorio. Quando lui era presidente della Camera, ogni tanto mi invitava anche lì, insomma i direttori ogni tanto fanno anche queste cose, per raccattare qualche notizia vanno anche a cena. Io cerco di mangiare poco come vedete, però insomma quello serve. Fini è dal 2006 che prova a buttare giù Berlusconi, anzi sperava che andasse male all'epoca, ha sperato che nel 2007, quando ci fu la famosa spallata, finisse tutto in un certo modo, tant'è che, se vi ricordate, nell'ottobre del 2007 cosa fa Fini? Fa un'intervista a Repubblica e manda una lettera al Corriere della Sera dove praticamente dice adesso, perché Berlusconi ha provato a buttare giù Prodi e non ce l'ha fatta, adesso cambia tutto nel senso che dice arrivo io, cioè adesso mettiamo da parte Berlusconi, basta leadership di Berlusconi, faccio io. Il risultato fu, la risposta di Berlusconi fu il predellino. E ve lo ricorderete tutti cosa disse Fini, cioè disse siamo alle comiche finali, cioè disse mai nella vita sarebbe entrato nel PDL. Quindi il PDL nasce per costrizione, cioè Fini entra perché ha la pistola alla tempia, non perché sia convinto, entra perché ha capito che caduto Prodi si va alle elezioni, se si va alle elezioni in quelle condizioni lui, anziché avere un partito dell'11%, ne avrebbe avuto uno del 7 o del 6%. Perché Berlusconi avrebbe fatto un rassemblement di forze di destra, aveva già messo in campo Storace, la Mussolini e tutti gli altri che stavano in un certo ambiente, la Santanchè, e quella sarebbe stata la destra legata a quello che era il PDL, il Popolo della Libertà, e quindi la sua fine sarebbe stata di ritrovarsi addirittura fuori dal Senato con il 4%, con il 6%, e quindi non sarebbe andato molto lontano, i colonnelli l'avrebbero costretto alle dimissioni. Entra malvolentieri, anzi proprio con l'animo indisposto nel PDL, e dal momento in cui entra comincia a picconare dove può picconare. Questa è la storia molto, molto semplice, quindi addirittura entra con un rancore maggiore perché è stato costretto a fare una cosa che non avrebbe mai voluto fare, cioè entrare nel PDL. Altro che grande progetto, non ci credeva a Fini nel grande progetto.